Pokefanatici! Ogni giorno io apro Instagram e trovo sempre le stesse domande. Dlarz, qual è il tuo gioco Pokémon preferito? Dlarz, qual è il tuo Pokémon preferito? Dlarz, con quale Pokémon andresti a letto? Quello è un po' inquietante, però. Per rispondere a tutti questi vostri quesiti, oggi andremo ad iniziare una nuova tipologia di video sul mio canale, ovvero Tier Maker. Ma cos'è Tier Maker? Boom! Questo è Tier Maker, un sito che ci permette di catalogare varie cose. Nel video di oggi andremo a catalogare i giochi Pokémon della serie principale secondo i miei gusti e abbiamo vari ranghi, varie tier, dalla S fino a scendere con la A, la B, la C, la D. La S è il grado massimo, dalla D in poi dovremmo metterci le cose che ci fanno più schifo, immagino. Io vi lascio il link del sito qui sotto in descrizione e fate anche voi la vostra tier dei vari giochi Pokémon e magari fate uno screen e poi taggatemi su Instagram, così posso vedere anche voi quali giochi reputate migliori e quali peggiori. Dunque, partiamo subito con un tasto dolente. La prima generazione, Pokémon rosso, blu e giallo. Manca il verde, che da noi non è mai arrivato, quindi va bene. Ovviamente ci sono giochi che ho giocato di più tra questi e giochi che ho giocato di meno. La prima generazione, intesa come rosso, blu e giallo, è una di quelle che ho giocato di meno, lo so. Io ho iniziato dalla seconda gen, precisamente con Pokémon argento, visto giocare un mio amico, non ci ho mai giocato. A Pokémon oro ci ho giocato per bene, e quanto ci ho giocato. Tuttavia la prima gen l'ho recuperata poi dopo, ma bisogna dire che la prima gen ha diversi difetti, non dovuti al fatto che la prima gen faccia schifo, certo, però essendo stati i primissimi giochi Pokémon, magari all'inizio c'erano un sacco di difetti che poi gli sviluppatori col tempo hanno corretto, tipo lo zaino che può contenere solamente 20 strumenti, tipo i box che vanno cambiati ogni volta per depositare nuovi Pokémon e devi salvare il gioco, tipo la mappa di Kanto che non è proprio precisissimissima, e vari bug, glitch, eccetera, che hanno reso i primi tre giochi indimenticabili e nostalgici, certo, ma avevano delle grandi limitazioni che poi hanno corretto in futuro. Quindi, tenendo presente questo e tenendo presente che comunque la prima gen mi rievoca quel bel senso di nostalgia, ma non reputo i giochi di prima gen belli come molti altri usciti dopo, io andrei a mettere rosso e blu nella tier B e giallo nella tier B. Perché, ok, giallo si rifà un po' di più all'anime, un po' più carino, c'è Pikachu che ti segue, sì, ma non lo reputo migliore o peggiore di rosso e blu. Quindi tutti quanti nella B. Ah, adesso mi diverto. Passiamo ad oro, argento e cristallo. Tre dei giochi migliori mai usciti. Poi sui migliori secondo me ci arriveremo dopo, anche se molti di voi già lo sanno, chi mi segue da tanto. Qui cristallo è più in alto rispetto a oro e argento, è innegabile, secondo me, oggettivamente, e poi secondo me e oggettivamente non possono stare accanto, però secondo me oggettivamente, lo dico lo stesso, cristallo è passi avanti rispetto a oro e argento, quindi metterei oro e argento nella A e cristallo nella S. Vado a dare il primo rango S a cristallo. Muah, Pokémon cristallo indimenticabile, purtroppo l'ho recuperato solo su emulatore. Ho giocato su console oro e argento, ma me lo sono goduto lo stesso, è come se me lo sono goduto. Passiamo a rubino, zaffiro e smeraldo, e qui vado a toccare un altro tasto dolente, perché so che la terza gen, in particolare magari smeraldo, sono i giochi preferiti di molti di voi, mentre per me non sono proprio i miei preferiti. Non sto dicendo che non mi piacciono, non sto dicendo che mi facciano schifo, dico solamente che non sono i miei preferiti. Tuttavia devo riconoscere che sotto molti punti di vista hanno dato una sterzata e un'innovazione pazzesca al brand Pokémon, devo riconoscerlo, quindi metterei rubino e zaffiro nella... non li metto nella A, ragazzi, perché questa classifica si basa sui miei gusti, non sto dicendo oggettivamente che siano migliori, si basa su quello che piace e non piace a me, quindi è il mio gusto. Io li metterei nella B. Sono belli, certo, ho preferito altro. Smeraldo invece lo metto nella A, assolutamente sì, perché Smeraldo c'è, cioè, solo la cutscene di Rayquaza che scende dal cielo, cioè... oh, oh, oh! Rosso Fuoco e Verde Foglia sono stati i primi remake, quindi ancora nessuno all'epoca si poteva lamentare dei remake, perché erano i primi, era la prima volta, non era la prima volta che ritornavamo accanto perché c'eravamo già tornati con oro, argento e cristallo, però nessuno si poteva lamentare, anche perché internet non ce l'aveva quasi nessuno, quindi ok, sì, è colpa di internet in effetti. Rosso Fuoco e Verde Foglia li ho giocati anche su emulatore, purtroppo, non avendo mai avuto un Game Boy Advance, quindi direi che li potrei mettere tranquillamente nella A, perché comunque li ho apprezzati. Ci ho passato diverse ore e li ho apprezzati. Per adesso sono molto buono con i giochi Pokémon, ma lo sappiamo tutti quanti, sia io che voi, che
appena arriveremo nella seconda riga, ma anche alla fine della prima riga, inizieremo a dare qualche voto un po' più basso. Per adesso, ok, siamo più o meno nel 2005, adesso ancora era tutto ok. Diamante, perle e platino. Ah, e qui il mio cuore sta esplodendo perché sono senza dubbio i giochi che ho apprezzato di più. Non dico che siano i migliori oggettivamente, sono i miei preferiti però. Pokémon Perla è stato il primo gioco che io abbia comprato con i miei soldi, proprio mio. Perché fino ad allora avevo giocato con giochi Pokémon di altri che mi prestavano insieme alla console. Pokémon Perla l'ho ricevuto a Natale del 2007, era mio, potevo farci il cavolo che volevo e l'ho fatto. Infatti il secondo giorno dopo aver iniziato Pokémon Perla sono stato male a letto e ho vomitato perché sono stato più di 10 ore a giocare a Pokémon Perla il giorno prima. La sbornia da videogiocatore. Quindi perdonatemi, ma io Diamante e Perla li metto tranquillamente nella A, mentre Platino, che è... Oh, quanto è bello Platino, il mondo distorto, fai surf al contrario su una cascata e poi c'è la cazzina di piratina che sbuca e poi... Oh, S, devo dare S a Platino e poi è anche più veloce rispetto a Diamante e Perla in gioco, gameplay, è più dinamico. Diamante e Perla era abbastanza lentino nelle varie cose. Platino ha un po' risolto questa cosa, ci ha messo una pezza, quindi S, per me è S, ok? Earth Gold e Soul Silver, anche qui stesso discorso. Oggettivamente qui però posso dire... che chi li reputa i migliori giochi del brand potrebbe avere tranquillamente ragione. Per me non lo sono, però potrebbero affiancarsi a quelli che secondo me sono i migliori giochi Pokémon del brand. Quindi, Earth Gold e Soul Silver, stesso discorso per oro, argento e cristallo, musiche aumentate di qualità, ovviamente con le nuove tecnologie del suono, sempre bellissime, Yoto è sempre bellissima, i Pokémon anche, li ho adorati. Earth Gold e Soul Silver nel mio cuore, il Pokéwalker lo amo. Il box di cartone è stato fichissimo, cioè mi ha fatto venire proprio quella malattia dell'unboxing del collezionista. Penso sia iniziato lì il mio problema serio con il collezionismo. Quindi Earth Gold e Soul Silver, S. Assolutamente S. E qui passiamo alla quinta gen, Pokémon Bianco e Nero. In Pokémon Bianco e Nero, anzi da Pokémon Bianco e Nero, abbiamo avuto il distacco di una parte di community che ha detto che giochi schifosi, i Pokémon fanno schifo. Non avete capito niente, perché i Pokémon, ok, ce ne sono alcuni che sono brutti. Sì, veramente non siete riusciti a focalizzarvi su nient'altro se non il Pokédex. Con la trama pazzesca che offrono Nero e Bianco, con i personaggi fantastici che offrono Nero e Bianco, tipo N, tipo Gechis, sono dei personaggi magnifici. Quindi Pokémon Nero e Bianco, che io ho apprezzato tantissimo, che sono i primi giochi Pokémon che ho potuto vivere da prima ancora che uscissero, perché avevo già una connessione internet in casa e quindi mi sono potuto vedere gli spoiler quando hanno annunciato Zorua e Zoroark, i trailer. Primi giochi Pokémon che ho potuto vivere appieno anche dalla fase precedente all'uscita, anche dall'hype in poi. Nero e Bianco li metto tranquillamente in A. Li metto in A. Assolutamente. Mentre Bianco 2 e Nero 2, che sì, reputo i migliori giochi Pokémon della saga principale, sì, hanno un postgame che è lunghissimo, sono giochi Pokémon molto 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 lunghi che ti offrono tanto da fare, hanno cambiato diverse cose in meglio, i Pokémon sono sempre quelli ma ci sono anche quelli delle precedenti regioni, quindi rendono il tutto un po' più completo, hanno una trama pazzesca con le due fazioni del Team Plasma. Nero 2 e Bianco 2 oggettivamente si affiancano a Earth Gold e Soul Silver come i migliori giochi Pokémon della saga principale, almeno secondo me. Poi vedrò le vostre tier list che mi manderete su Instagram, li vado a mettere in S, assolutamente sì. Passiamo al 3DS, X e Y, hype pazzesco all'epoca, primi giochi della serie principale sul 3DS, molti li criticano, molti piacciono, a me sono piaciuti il giusto, cioè non li reputo brutti, non li reputo capolavori, mi sono piaciuti, cioè un voto solido, mi sono piaciuti, quindi li metterei, però forse A è troppo, li metterei B. Li metterei assolutamente B. Ancora una volta remake, Rubino Omega e Zaffiro Alpha. Qui stesso discorso di X e Y, molti li hanno criticati, soprattutto per il postgame che è scarno, non c'è il parcolotta. E solo io penso che ci siano decisamente troppi leggendari da catturare. Cioè, si perde un po' di esclusività nel gioco se li schiaffi tutti quanti dentro con i vari portali circolari. Quindi non ho proprio apprezzato il fatto che ci fossero tutti quei leggendari. Ok, è bello, ma... troppa roba, troppa carne al fuoco, quindi questi remake io li andrei a mettere nella C, mi dispiace ma li devo mettere nella C. Sole e Luna, adesso inizia a farsi pesante il discorso, Sole e Luna, moltissimi,
moltissimissimi se ne sono lamentati. Io li avrei apprezzati molto di più se dopo di loro non avessimo avuto Ultrasole e Ultraluna, perché Ultrasole e Ultraluna hanno messo una pezza a Sole e Luna. Infatti Ultrasole e Ultraluna li apprezzo molto di più rispetto a Sole e Luna. Avrebbero potuto tranquillamente fare solo Sole e Luna, mettendoci però dentro le cose che c'erano in Ultrasole e Ultraluna e dedicarsi ad altro subito dopo. Hanno dovuto fare questi quattro giochi, se la cavavano benissimo solo con due, quindi io vado a mettere Sole e Luna nella D. No, magari non nella D, dai, no, troppo. Li metto nella C. Perché poi ho messo... Ok! Sole e Luna nella C, mentre Ultra Sole e Ultra Luna, che avevano secondo me molto più potenziale rispetto ai precedenti giochi, la boss fight con Necrozma, che è difficile, cavolo, poi molta più spiegazione, molto più approfondimento, vado a mettere loro due tranquillamente nella B, subito proprio. E arriviamo agli ultimi due giochi, Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Allora, nonostante io non li abbia insultati e criticati come invece molti hanno fatto, devo ammettere che purtroppo non reggono il paragone con tutti gli altri giochi all'interno di questa lista, quindi per correttezza io non potrei metterli nella C. Non li vorrei neanche mettere nella D, perché nonostante le molte pecche sono riuscito comunque a trovare pochi, ma sono comunque riuscito a trovare degli elementi che mi sono piaciucchiati. Tuttavia, per il discorso che vi ho fatto, non posso metterli nella C, perché non reggono il confronto, secondo me, con Sole e Luna e Rubino Omega e Zaffiro Alfa. Devo per forza, a rigor di logica, metterli nella D. Mi dispiace, tuttavia, ripeto, sono riuscito a trovare degli elementi che mi sono piaciuti all'interno di Let's Go, ma ci sono un sacco di cose, tipo la lentezza proprio del gioco, lo schermo nero quando esci ed entri da una casa che dura un'infinità, i troppi allenatori sui percorsi, ci vogliono due ore per fare alcuni percorsi, e soprattutto ci sono allenatori che hanno tre Pokémon uguali. Poteva essere gestita un po' meglio la situazione tempistica. Devo metterli per forza nella D. E questa è la mia tier list dei giochi Pokémon della saga principale. Ovviamente ricordatevi adesso di fare anche voi la vostra tier list con i giochi, ve la lascio qui sotto in descrizione. Fate uno screen, fate una foto, taggatemi su Instagram, così potrò vedere anche le vostre personali tier list. Io per oggi vi saluto e noi ci vediamo a una prossima tier list ed un prossimo video. Bye bye!